Salire su un barcone, affrontare i durissimi e infiniti giorni di traversata, subire le violenze degli scafisti, patire la fame e la sete e magari veder morire qualche compagno di viaggio. Sono tutti uguali i racconti dei disperati che sfidano il destino africano sperando di vincere un futuro migliore. Peccato che il premio, quando va bene, sia un posto di lavoro come operaio sfruttato e se va male, come spacciatore di droga. Gli ultimi 18 operai strappati non soltanto allo sfruttamento sul lavoro, ma anche agli schiaffi e alle cinghiate dei loro titolari lavoravano ore e ore per poche centinaia di euro in una pelletteria di proprietà di imprenditori cinesi, a cui il lavoro arrivava da imprenditori italiani e a loro volta fornitori di una importante griffe internazionale. Non magliette da buttare sui banchi del mercato a 2 euro, dunque, ma oggetti di lusso a prezzi da capogiro. Uno di loro è venuto da noi a ottobre del 2019, ricorda Massimiliano Brezzo, segretario Filketem CGL Prato. Ha denunciato la condizione di sfruttamento a cui era sottoposto già da 2 anni e ora, a metà del 2021, arriva il risultato della segnalazione inoltrata alla Guardia di Finanza. Non è un sindacalista fissato con le date, Brezzo, ma sono le date a spiegare meglio di tutto quanto sia complicato instaurare un percorso virtuoso, utile a convincere gli operai sfruttati che ribellarsi ai padroni è l'unico modo per salvarsi e afferrare quel futuro migliore tanto desiderato. Tutte le settimane dalla CGL partono almeno 2 segnalazioni. La Filketem sa quali sono le domande che fanno emergere presunti indici di sfruttamento e costruisce le ali necessarie a far volare un'indagine, ma non è tutto facile e per il traguardo ci vuole tempo, anni. Quando l'indagine parte, tutto tace per lungo tempo e diverse volte per sempre. Da sola la CGL non può risolvere i problemi, dice Massimiliano Brezzo. Abbiamo promosso accordi, protocolli, intese per mettere insieme tutte le voci del distretto e combattere il mostro dello sfruttamento, dietro il quale si nascondono committenti che gratta gratta. Molte volte sono italiani. Serve capire una volta per tutte se c'è la volontà politica di combattere questa guerra.